Ed eccoci qua all'interno del mercato centrale di Livorno con Cesare Trucchia, che è il presidente dell'associazione Modì, che annovera praticamente tutti i commercianti, o quasi? Quasi tutti i commercianti. Quanti sono in totale? Noi i commercianti qui all'interno dell'associazione Modì saranno un'80. Mentre quelli all'interno proprio completamente del mercato sono molti di più. Eh sì, sono 130, 120. Bene, allora siamo... No, lei come si chiama? Paolo, sì, ma si faccia vedere, sì, sì. Lei è livornese dopo. Sì. Ma senta, quanti sono, lo dica una volta per tutte, i pesci che compongono il calciucco? Questo è difficile. Ma come, è livornese, non lo sa? Ci vuole il pesce, sì, con no, il numero, quanti? Quanti ce li metterebbe, René? Ce ne metto 5. No, 5 sono pochi, vero Ri? 5 pesci per il calciucco sono pochi. Senti, è vero lì che i livornesi, oltre il calciucco, hanno un prodotto tipico, o meglio, una tipicità, si chiama cibo da strada, street food, che mangiano da sempre, lei l'ha mangiata sempre. Come si chiama? Facciamo quiz, via col tempo? Non lo so. Ma come? 5-5 panettoni. Ah, 5-5. Ma vedi, via, va bene, via. Oggi è una giornata, no, va bene. Ma peccato il fallo. Arrivederci. Allora, detto questo, torniamo a parlare di questo mercato storico che, tra l'altro, nel 1994 ha celebrato la bellezza di 100 anni di storia. Un secolo di storia per Livorno e con Livorno. E proprio qui davanti a noi, sui fossi, qualche annetto fa vennero ritrovate che cosa? Delle teste, le famose teste di Modì. È stato un momento che ci ha portato su tutte le pagine dei giornali, Erano finte. È stata una beffa fatta proprio con il cuore e l'animo di livornese. Allora, io ringrazio il presidente averci dato il benvenuto. Lei prosegue per questa strada e guardate un po' chi trovo, la Samantha. Buongiorno. La Samantha. La Samantha è la cuoca del ristorante L'Ancora, che si trova nella zona di Venezia. Venezia che cos'è? È uno dei quartieri tipici di Livorno, dove fra le tante cose si svolge anche una manifestazione importantissima che è Effetto Venezia. Tutte le estate, vero? Sì. No, sono 10 giorni nel periodo estivo, l'ultima settimana di luglio, a cavallo alla prima di agosto. Senti, ma che cosa propone il ristorante Ancora ai propri clienti? Pesce. Da noi si mangia pesce, cacciucco e niente, tanta simpatia. Senti, la Samantha come ha iniziato il suo percorso di cuoca? Magari in un istituto alberghiero, oppure, come si dice così, davanti ai fornelli fin da piccola? Davanti ai fornelli fin da piccola. Ma c'è stata la nonna, la mamma? La nonna. Che la si nonna. Chiamava? Vilma. Bene, la salutiamo. Allora, eccoci qua, sei venuta a comprare il pesce da chi è? Da Riri. Riri, eccolo qua, Riri, ci vorrebbe un applauso di sottofondo, non c'è, ma comunque è come se ci fosse. Riri, da quanto tempo vendi il pesce? Dal 79. Com'è nata questa storia? È nata che io mi sono fidanzato con la mia moglie e praticamente mio suocero gestiva questo banco qui, per cui sono dovuto, tra virgolette, contento, perché poi dopo mi è piaciuto, e intraprendere questa carriera di pesciaiolo. Allora, Riri, che però il suo cognome... Riri sta per Rinaldo, vero? Rinaldo, sì. Ecco, vedi che ti fanno qualche battuta, eh? Allora, senti, parliamo subito del cacciucco. C'è il signore, prima, che ho coinvolto, non si ricordava quanti erano i pesci che debbono tassativamente far parte del cacciucco. Quanti sono numericamente? Beh, ora di preciso non lo so, comunque sia ci sono le seppie, ci sono i polpi, ci sono le cicale, ci sono le gallinelle, ci sono i pesci preti, ci sono i capponi, ci sono le scorfani, ci sono le trascine, c'è il palombo, c'è i gattucci. La storia delle 5CC, dei 5C, che raccontano, che ci deve... Sarebbe il cacciucco, perché uno se faccio un bel cacciucco, allora uno dice, ma quante con quante... Con quante C lo scrivi? Con 5 C per fargli un bel cacciucco. Però dicono che ci vorrebbero anche 5 tipi di pesce con questa lettera. Ma comunque, va bene, andiamo avanti. Allora, che cosa ti occorre quindi dal nostro Riri? A me mi occorrerebbe un po' di polpo. Vai, polpo, prendiamo. Allora, polpo. Dopodiché? Vai. Seppie. Seppie. Allora, prima il polpo. Poi le seppie. Le seppie, le cicale. Le cicale. Vai, vieni fuori, così lo scegliamo insieme, dai, perfetto. Allora, eccoci qua. Allora, abbiamo detto il polpo,
poi il polpo, le seppie. Le seppie, vai. Le sì, vai. Tiriamo su. Aspetta, che si cascano. Che qui vedete sono proprio vive, eh? Guardate un po' come sono vive. Allora, saltano, salta. Si fa. Un paio di seppie. Va bene? Sì. Una e due. Che poi dopo per fare il caciucco ci vuole le seppie grosse. Perfetto. Che sono sì, più morbide. Sì, che sono le più morbide. Poi faccio quattro polpettini. Uno per uno. Si fa le ossa regolari. Okay. Va bene? Perfetto. Facciamo due, tre, quattro cicale o ne vuoi di più? Sì. Otto, okay. Tieni. Vai. Poi ci piacimento. Più gattuccio. Ecco, il gattuccio, cos'è il gattuccio? Il gattuccio è un... Anche perché i pesci è uno squaloide, è uno squaloide. I pesci hanno i nomi un po' vari, perché a Napoli li chiamano in un modo, a Firenze in un altro. Vabbè, ecco. Gattuccio è gattuccio. È uno squaloide. Bravo. Squaloide, beh. Con la cartilagine, però è un pesce molto saporito che nel cacciucco ci vuole perché dà accaglia, a Livorno si dice accaglia la salsa, perché dà alla salsa un certo sapore che senza non lo avrebbe. Bravissimo, bene, poi andiamo avanti. Poi ci mettiamo un pochino di lisca. No, lo volevo fare senza lisca. Lo vuole fare Rufiano. Cacciucco rufiano. Perché il cacciucco rufiano, ecco, o alla Via Regina dicono, perché si racconta che purtroppo, specialmente i più giovani, non amino i pesci di lisca, perché hanno avuto brutte esperienze, anche certo. Sì, anche noi nel ristorante non lo mangiano. E allora tu vuoi fare un cacciucco senza lisca, in buona sostanza. Allora, di conseguenza... Allora ci metto le fettine di palombo, vado dietro il banco e te le taglio, ma la roba senza lisca allora non la vuoi fare. Con le lisca no. A Rufiano lo vuoi fare. Facciamo Rufiano. Va bene, senza rischio. Però nel caso invece che dovessimo adottare quello che è l'ortodossia del cacciucco vero liornese, ci dovrebbero essere che cosa? I pesci spinosi. Ci fai vedere un attimino i pesci o li inquadriamo? Allora. Questo è un cappone. Ecco, teniamolo fermo un attimo. Questo è un cappone. Poi. Questa è una gallinella. Eccola qua, gallinella. Questo è un pesce prete. Fermo lì perché il pesce prete bisogna inquadrarlo bene, eh? Eccolo qua, poi... Ma per esempio la murena la metteresti te? La murena ci potrebbe anche stare la murena dentro, perché la murena è un pesce molto saporito che gli dà anche sapore al cacciucco, però bisognerebbe saperla mangiare, perché non è cosa facile trovare sempre le persone che sanno mangiare. Beh, comunque ci si vorrebbe. Va fatta a taglio, va fatta a pezzetti. Ok, allora mi sembra comunque noi... Io ci devo mettere il palombo, le quattro fettine di palombo e poi siamo a posto per fare un bel cacciucco. E così abbiamo fatto il cacciucco. Senti, prima che tu servi... la nostra Samantha, magari tu prepari tutto poi passiamo dopo, sì. Io ti voglio fare una domanda che ho proposto anche al signore che prima ho coinvolto, ma a prescindere dal cacciucco, qual è la tipicità, chiamiamola street food, cioè del cibo da strada tipica dei livornesi da sempre? È 5-5. E dove si può mangiare 5-5? Da Gagari, vai. Da Gagari, si va da Gagari. Allora tu ci prepari tutto, poi passiamo e si va da Gagari. Vai, grazie. Ci vediamo dopo. Ciao, grazie. Via, si va da Gagari. 5-5, pane e torta. Siamo all'interno di Gagarin, la mitica negozio dove si va a comprare la cecina, quella proprio livornese doc. E qui con me c'è Giuliano che adesso ci racconterà come nasce la cecina. Allora, iniziamo con che cosa? Con la farina, la farina di ceci. La farina di ceci, guardate un po'. Eccola qua, facciamo proprio l'azione, Viene pesata, è fondamentale questo peso? Sì, piuttosto fondamentale, non è precisissimo però. Ecco, dovrebbe essere quanto? 3,5 kg. 3 kg. Questo è 3,5 kg. Allora, vai, azione. Poi si passa all'interno di questo contenitore. Che cosa c'è all'interno del contenitore? Acqua, solo acqua. Acqua semplice, benissimo. Ecco l'impasto. Il rapporto farina di ceci acqua qual è? È 1-3, un chilo di farina, 3 litri d'acqua. Un chilo di farina e 3 litri d'acqua. Dopodiché? Sale. Vai. Azione, andiamo a prenderlo. Ecco qua. Che sono 60 grammi su un chilo di farina. 60 grammi su un chilo di farina. Ecco, quindi attenzione, il rapporto avete potuto constatarlo. Vai, dopodiché? Acqua. Ancora un pochino d'acqua. Ancora un pochino d'acqua e si gira. E poi si frusta, si stempera. Si frusta. Andiamo a vederlo, se poi... Ecco qua. Qui ci vuole olio di gomito. È abitudine. Abitudine, vabbè.
Da quanto, allora, raccontami un pochettino qualche cosa su Gagarin. Intanto, perché si chiama Gagarin il vostro negozio? È una leggenda. È nata con Babbo quando venne a Livorno nel 59, aveva 14 anni. E qui davanti c'erano i banchi ambulanti. E nel 61 Gagarin andò nello spazio. E c'è chi dice che li somigliava, chi secondo me lo prendevano per il culo. Da lì cominciarono a fai Gagari, è rimasto Gagari. Ora chiediamola alla mamma, visto che è qui, qual è la verità? Non lo so, ma lei non c'era ancora. Non c'era ancora? No, ho capito. Beh, allora, benissimo, vedete con quale velocità, ancora un goccino d'acqua. Sì, per trovare la farina che rimane sui bordi. Benissimo. Ecco qua. Oh, naturalmente poi noi andremo a abbinare la cecina con l'altro elemento che è il pane, perché ricordiamoci da sempre, la tradizione vuole che il vero accompagnamento sia pane e torta, no? Pane e torta, 5-5. 5-5, perché 5-5, ricordaci? Ma viene dal prezzo, dal vecchio prezzo una volta, tempi andati, non so nemmeno se 5 lire o 5 soldi addirittura. Praticamente era 5 lire di pane e 5 lire di torta. Questa è la verità. Questa è la verità. Benissimo, ok. Bene, allora attenzione, adesso entra in gioco la teglia, che è un altro elemento essenziale e fondamentale. La teglia, da che cosa è composta la teglia? Rame. Come materiale? Rame stagnato. Rame stagnato. È una foglia di rame. E questo è un elemento essenziale e fondamentale per la cottura, eh? Deve essere uniforme. Sì, quello sì, perché come si dice lì? L'impasto è stato effettuato con quei rapporti sale, farina, acqua, farina. Adesso che cosa succede? Ungi la teglia. Ungiamo la teglia, sì. Con che cosa? Olio di semi d'arachide. Ecco, perché l'olio è piuttosto che l'olio di vergine d'oliva? Se devo essere sincero non lo so. Credo perché sia in sapore. Ah, credo, abbia un buon punto fumo. Se no l'olio di vergine d'oliva potrebbe, come dice, inficiare quello che è il sapore del cecio, eh? Sì. Credo che sia per quello, però non te lo so. Azione. Queste praticamente sono 220 centilitri d'olio, più o meno. È rapportato ovviamente alla grandezza della teglia. Sì, questo è il liquido che va nella teglia. Benissimo. E voilà. Poi la schiuma va soffiata. Ecco, la schiuma va soffiata. Perché? Ecco, spiegami il motivo. Perché il forno brucia. Ecco. È una specie di retina nera sopra. Benissimo, ecco il motivo per il quale. Ok, adesso attenzione, vediamo. E l'olio che è rimasto dalla teglia all'impasto. Tutto il nostro bel composto. E via. Mestola solamente per frenare l'onda del liquido. E a questo punto non ci sono altri elementi. Basta. Ora si mette in forno a quanto? A quanti gradi non lo so, l'importante però è che la fiamma li passi di sopra. Assolutamente. Per fare la crosticina. E quanto dovrebbe durare, diciamo, la cottura in virtù di questo fuoco? Una decina di minuti. Vai, azione. E poi andiamo a vedere il risultato finale, eh? Questa è la mitica torta di Gagarin, Livorno. Siamo qui sempre all'interno del mercato generale di Livorno con Roberto Pardini. Roberto Pardini è l'ambasciatore del pane toscano nel mondo. Vedete qui alle nostre spalle è il consorzio Pane Toscano a lievitazione naturale. Intanto, prima precisazione, cosa vuol dire pane a lievitazione naturale? Ora, lievitazione naturale è generico. Quello che noi stabiliamo come lievitazione naturale è la lievitazione a pasta acida, cioè quella che non c'entra niente con il lievito di birra, quella che ha almeno 18 microrganismi che rendano la possibilità di lievitare senza bisogno di additivi o cose chimiche, tutto naturale, fatto con acqua e farina e basta. Ma è vero che c'è uno studio interessante da parte dell'Università di Sant'Anna di Pisa proprio in questo ramo? Certo, proprio in questi giorni la Scuola Sant'Anna di Pisa insieme a noi abbiamo vinto un bando della regione toscana per la nutraceutica
Cosa vorrebbe dire? Che siccome interessa anche Livorno, perché il panificatore è Domenici di Livorno che partecipa a questo bando, noi insieme alla Scuola Sant'Anna abbiamo scoperto delle proprietà di questo pane che sono adatte per i cardiopatici. Noi stiamo già portando avanti lo studio e sarà presentato a Expo Milano. Insomma, il pane toscano con queste caratteristiche fa bene al cuore. Ed eccoci qua all'interno della cucina del ristorante L'Ancora, proprio nel quartiere di Venezia qui a Livorno, per dare vita al piatto dei piatti per quanto riguarda la tradizione della cucina livornese, il cacciucco, il mitico cacciucco. Ce lo realizzerà la nostra Samantha Nardi, ma ricordiamo che oltre tutti quei pesci che servono per il cacciucco, anche se qui sarà una variante, come abbiamo detto, un po' rufiana, intendo che non c'è il pesce di Lisca in abbondanza perché praticamente ultimamente si è vinto che molti commensali preferiscono non rischiare la Lisca, tanto per intenderci, ma elemento essenziale è il pane, e qui con noi abbiamo Roberto Pardini, che io ho definito a giusta ragione l'ambasciatore del pane toscano nel mondo. Allora, intanto, questo è un marchio molto importante, perché che marchio è? Questo è il marchio del Consorzio del Pane Toscano. Pane toscano che deve avere requisiti caratteristici, quali? La denominazione di origine protetta, perché verrà protetto a livello comunitario, perché tutta la filiera verrà certificata come pane toscano, dal grano, le farine e la produzione del pane. Sì, ma quali sono, voglio dire, il disciplinare, che cosa comprende, sintetizza? Certamente una delle cose che servono per questi piatti, dove il pane è previsto che sia un elemento all'interno della portata che si mantiene e assorbisce tutti quelli che sono i gusti del piatto, è un pane che rimane integro. Per rimanere integro, siccome bisogna che ci sia un pane raffermo di qualche giorno, bisogna che sia un pane a lievitazione naturale, a pasta acida. Cosa vuol dire in due parole lievitazione naturale e pasta acida? Facci capire, perché magari per i non panettieri all'ascolto. Praticamente è la possibilità di lievitare senza aggiunta di lieviti artificiali, cioè chimici o anche cosiddetti lieviti di birra, quelli che lievitano molto velocemente. Questi sono lieviti che lievitano piano, però mantengono l'integrità del pane e mantengono il pane per almeno 3 o 4 giorni. Ecco perché il pane raffermo ci vuole un pane di questo genere. Si evince, questo lo dico io, ma per motivi di diplomazia non lo dice lui, ecco che con questo stratagemma, questo pane ovviamente toscano, dura più nel tempo, mentre invece il pane con questi altri elementi che viene fatto, sovente in maniera anche industriale, è un pane invece di facile consumo, cioè praticamente dopo mezza giornata gli è già duro. Questo è un po' il concetto. Bene? Certo, mi sono spiegato? Certo. Ok, allora tu che cosa hai già fatto? Hai già preso delle fettine di pane di questo pane? Le ho già abbrostolite, ecco, perché alcune vanno, una va sotto come base agliata, va abbrostolita, poi va agliata, e le altre due servono per guarnizione. L'ho decorate con un pochino di sale, pepe e un pochino d'olio estero. Allora, io ringrazio Roberto per la sua presenza e noi proseguiamo con il piatto. Allora, attenzione, a questo punto andiamo a visionare quelli che sono gli elementi che abbiamo acquistato questa mattina dal nostro Rinaldo. Sì, allora dunque, iniziamo con il polpo. Iniziamo con un polpettino. Bene, vai. Dopo un quarto d'ora che cuoce il polpo ci aggiungiamo una seppia. Ecco, qui ci stai presentando quindi l'inizio della cottura, da quella che necessita di più cottura a quella minore. Sì, quindi quello che necessita... Diversi tempi di cottura, viene fatto tutto insieme, però con diversi tempi di cottura. Allora, il primo hai detto il polpo. Si inizia con il polpo perché di solito è sempre un pochino... Allora, inseriamo, vai, facciamo. Prima facciamo un soffritto di aglio. Soffritto di aglio, un momento, quindi dici olio, extravergine d'oliva, vero? Olio, extravergine d'oliva, aglio, olio e peperoncino. Aglio che hai già tritato, sì, ho già tritato precedentemente. E peperoncino. Peperoncino in abbondanza. Benissimo. Olio, extravergine. Bene. Quindi ricordate, questo insieme fra olio e aglio. Aglio, peperoncino in polvere, nel caso specifico potreste utilizzare anche quello
voglio dire anche... Sì, 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 anche quello secco, al listarelli. Olio extravergine oliva, poi... Poi, primo, il polpo. Quindi che è quello che ha bisogno di maggiore cottura. Vai. Sì, perché soprattutto se è fresca ha bisogno di una bella cottura. E qui aggiungiamo il polpo, lo lasciamo coperto un pochino. Quando diventa rosa ci aggiungiamo la seppia. Grosso modo, minutaggio? Un quarto d'ora, perché la cottura del cacciucco è molto lunga, sinceramente. Un quarto d'ora quindi per il polpo. Per andiamo il polpo. Col secondo, vai. Col secondo ci aggiungiamo la seppia. Eccola qua. Magari se la tagliamo la dividiamo anche meglio, la seppiolina. Quando tutto ha arrosolato bene e è diventato rosa, ci mettiamo il concentrato e il vino rosso. E con gli altri elementi entrano in gioco dopo, eh? Gli altri elementi, sì, dopo, a fine cottura, 5 minuti dalla fine. Quindi ammettiamo in questo momento, prima del pomodoro, quanto è passato nel complesso? È passato 40 minuti, anche 45. Dai, 40 minuti, vai, andiamo. Sì, andiamo con il concentrato. Perfetto. Ci mettiamo il concentrato, giriamo il tutto, lasciamo rosolare ancora, ci aggiungiamo vino rosso. Vino rosso, vai, azione. Vino rosso, classico vino rosso da tavola in questo caso, no? Sì, vino rosso da tavola, bene. Ci aggiungiamo vino rosso. Grosso modo un bicchiere, bicchiere e mezzo, a seconda della quantità del cacciucco. Qui grosso modo le stai facendo ovviamente in maniera, per quante persone? Per quattro persone. Per quattro persone. Sì, sì, vai. Sì, per quattro allora, persone. Quindi quanto è passato a questo momento? Abbiamo messo il concentrato e il vino. Concentrato e il vino. Lasciamo cuocere 40-45 minuti. Bene. E ci aggiungiamo un pochino d'acqua. Quando prende tutto il bollore e vediamo che ritira, ci mettiamo per ultimo le cicale. Che ha bisogno di una cottura inferiore. Sì, sì, la cicala ha bisogno intera, di una cottura inferiore. Vero? Sì, sì, intera. Vai. E? Il palombo. Vai. E il... adesso... No, e lo squaloide. E lo squaloide. Il termine è questo, vai. Sale e basta. E allora, mettiamoli, facciamo l'azione. Ok. Allora, mettiamo anche le cicaline. Le cicale. Qua. O pannocchie, come pannocchie, vengono definite in alcune zone. E questi hanno la solita cottura, eh? Ci ha suggerito che è molto saporito. Sì, sì, ci dà sapore. Allora, a questo punto la cottura totale è? Un'ora e mezzo. Bene. Allora, è passata un'ora e mezzo, bella, abbondante, praticamente la cottura ha avuto la sua pienezza e naturalmente noi abbiamo estrapolato, preso un po' di tutto quello che abbiamo messo all'interno del pentolone grande, l'abbiamo passato, vedete, nella padella più con i bordi più bassi e andiamo a terminare la cottura. Allora, siamo pronti? Benissimo, a impiattarlo. Allora, utilizza il pane raffermo, abbrostolito in forno, ci strusciamo un pochino d'aglio. Il famoso pane toscano. Bravo, famoso pane toscano. Andiamo, andiamo. Ricordiamo cosa più importante che magari non abbiamo, il pane toscano è ovviamente è pane toscano perché sciocco, che vuol dire senza sale, elemento essenziale fondamentale che lo differenzia da altri pani sparsi nella nostra penisola, vero? Sì, 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 verissimo. Che tende anche a non fare la muffa, a distanza dei giorni non tende a non fare la muffa. Perché ha questa preparazione particolare, come abbiamo detto, di lievitazione naturale. Allora, voilà. Ecco qua, il cacciucco alla livornese con un tocco, lasciatemelo dire, un po' commerciale. Perché commerciale? Intendo che è stato realizzato magari non con i canoni di tutti i pesci precisi, ma ha voluto privilegiare quella che è la tendenza di moda in questi ultimi anni, quella che lo vuole, sì, ma sotto il profilo masticabile, senza lische. Senza lische. Però... sì, perché è più pratico, torna meglio, lo mangiano più volentieri. E adesso non ci resta che ricordare gli ingredienti che compongono il mitico cacciucco alla livornese, che sono? Come base, peperoncino, aglio, sale, olio extravergine, vino rosso e concentrato di pomodoro, pesce, polpo,
seppia, palombo, cicala, gattuccio. Benissimo, ci siamo. Oh, per quanto riguarda coloro che volessero far parte di Vetrina Toscana, come il ristorante L'Ancora da sempre fa parte, è semplicissimo, non costa niente, basta semplicemente contattare www.vetrina.toscana.it. Mi rivolgo ovviamente ai proprietari di ristoranti e ai proprietari delle botteghe. Siete in tantissimi in Toscana, ma questa famiglia si allarga sempre, sempre di più. Grazie. Allora, prendiamo il tutto e andiamo all'assaggio. Finalmente il cacciucco è servito, o almeno viene servito in questo momento da Samantha. Faccio una specie di radiocronaca. Benissimo, al centrocampo la recupera Corrado Benzio, giornalista e un gastronomo che ci ha accompagnato anche nell'acquisto, che passa la palla immediatamente al lato, raccolta dall'ala sinistra, in questo caso Ivano Barbieri, che ci illustra qual è il vino di abbinamento per il mitico cacciucco. Rosso? Esatto, rosso. Più comunemente usato proprio non soltanto per fare l'abbinamento del enogastronomico, ma soprattutto anche per bagnare il vino, il cacciucco in questo caso, e per portarlo poi a fine della cottura. Nel caso specifico, che vino hai scelto? Allora, questo qui è un vino sempre della costa, degli Etruschi. È un vino molto rotondo, De Re è il nome di fantasia che il Tuscan Luxury ha dato. È un vino molto morbido in quanto prevalenza di Merlot 65%, con un saldo del 35% di Cabernet Franc. La morbidezza del Merlot, coadiuvato un pochino alla salinità, alla sapidità e alla freschezza del Cabernet Franc, dà un piacevole sensazione non aggressiva al piatto, al nostro cacciucco gentile che oggi è stato preparato dalla nostra Samantha. E poi, diciamolo francamente, c'è una specie di sacralità che dobbiamo dissacrare, che non sempre il vino bianco va a braccetto col pesce. In questo caso anche il vino rosso ha la sua importanza, vero? Soprattutto col cacciucco, che è un piatto importante, forte, il vino rosso secondo me è perfetto. E poi credo che sia una tradizione anche livornese di usare il vino rosso con le preparazioni alla livornese. Volevo ricordare che Livorno è la prima città in Europa ad aver usato il pomodoro in cucina. Questa è una primogenitura importantissima per Livorno, che dovrebbe essere anche valorizzata. Non a caso le preparazioni col pomodoro si dicono alla livornese, non a caso. Questo è un grande cacciucco, un cacciucco moderno, senza lische, forte ma al tempo stesso leggero, in modo che uno poi si alzi e stia bene e è contento di quello che ha mangiato. È un piatto unico, è bene precisarlo, perché è ricchissimo. E il fatto, ecco, di averlo... Va finito, chi mangia il cacciucco deve finire il piatto, questo si sa. Non vorrei che anche lo stesso ristorante L'Ancora adossasse il sistema di molti ristoranti cinesi, che paghi quello che lasci praticamente, no? Allora, quindi bisogna finire il piatto, magari con la scarpetta finale. Senti, però voglio dire, cosa pensi del fatto che questo cacciucco sia stato in un certo qual modo commercializzato senza le cosiddette, pesci di lisca? Purtroppo si sa che il cacciucco era una zuppa di risulta e quindi ci andavano anche i pesci meno nobili. Però il mondo è cambiato, Livorno è cambiato il cliente. Probabilmente, come dire, abbiamo gli amatori del cacciucco di una volta che possiamo accontentare sempre, e però bisogna progredire, e questo è un cacciucco perfetto per il cliente di oggi. Bene, grazie a Corrado Benzio, giornalista e enogastronomo del Tirreno. Velocemente, vorrei che tu, solamente con i nomi di battesimo, tu ricordassi lo staff del ristorante L'Ancora, vai. Allora, Laura Calloni. Solamente i nomi. Manola, Sonia, Sara, Neris, Samantha. Benissimo. E un saluto anche ovviamente ai gestori, che rispondono ai nomi di... Ennio e Francesco. Dimenticavo un altro componente dello staff, si chiama Rosanna. Grazie Samantha. Allora, cincina a questa bella squadra che porta avanti le meravigliose tradizioni enogastronomiche di questa provincia, Livorno. A domani, stessa ora.